Allora, Presidente Musumeci, i sondaggi delle ultime ore la danno con questi 2-3 punti rispetto a Cancelleri, un dato chiaramente positivo che si va rafforzando. Il suo punto di vista? Naturalmente sono contento dei sondaggi, anche se non me ne innamoro, perché i sondaggi vanno sempre presi con le pinze, quando sono favorevoli e quando sono contrari. Io il sondaggio lo faccio ogni giorno in mezzo alla gente, quindi bisogna lavorare sapendo che c'è tanto interesse, tanta attenzione, tanta simpatia attorno a me, anche da chi non ha mai votato per il centrodestra, perché la gente è convinta che stavolta bisogna preferire l'uomo all'appartenenza e il programma alle ideologie. E questo mi conforta tantissimo. È notizia anche di oggi che l'onorevole Micichè, quindi per Forza Italia, ha portato avanti il nome di Guaiana sul Trapanese come momento importante della sua giunta. In merito a questa dichiarazione, il suo punto di Beh, vista? ogni forza politica della coalizione ha il diritto di esprimere desideri. Sarà poi il presidente della regione a dover filtrare e a decidere chi sarà il componente della propria squadra. Ne prendo atto, ma in questo momento sono preoccupato più a cercare consensi per vincere la battaglia elettorale piuttosto che a mettere mano a equilibri interni. Quindi siamo a Caltanissetta, entroterra siciliano, un entroterra molto povero di spirito, di morale, di etica. Cosa si sente di dire ai potenziali suoi elettori di questo territorio, o in genere ai siciliani in genere? Beh, Caltanissetta è forse una delle ultime province d'Italia, ha record negativi e non solo in questi ultimi anni. Io credo che serva un piano speciale, straordinario per le aree interne, una sorta di piano Marshall del dopoguerra. Serve un intervento anticiclico, soprattutto sulle strutture viarie, e poi dare ossigeno e speranza alle imprese. Ho girato in lungo e in largo in questi giorni e mi sono reso conto di quanto difficile sia poter chiedere ad un imprenditore di lavorare, investire, produrre e assumere personale in aree come quelle del Niseno o dell'Ennese o dell'Agrigentino, solo per fare alcuni esempi. Quindi la regione deve far sentire la propria vicinanza a chi vuole fare impresa, ma deve anche pretendere, noi lo pretenderemo a cominciare dall'ANAS, di capire se vogliono ancora continuare a trattarci come se fossimo una colonia. Grazie Va bene, la ringrazio e in bocca al lupo. a voi di tutto. Crepi il lupo, viva il lupo!